Eccoci qua, siamo Schiavi dell'Europa, 22:36 il titolo di questa puntata, perché da Bruxelles è arrivato un altro diktat, un'altra strigliata per l'Italia, cui è stato chiesto di mettere a posto i conti. Allora si teme che ci possa essere una manovra aggiuntiva addirittura in aprile. Vedremo, vedremo se saranno ancora lacrime e sangue. I migranti arrivati dal 1 gennaio sono 54.000 e non 10.000 come dicono in TV. Guarda Italia Ora, Org, eccetera, PN, manda, noi mandiamo sempre, non c'è bisogno di chiedere. Allora, un'altra storia davvero così, a dir poco sconcertante, è quella delle, come dire, delle offese a Bebe Vio, la campionessa di scherma, che era stata colpita da meningite e aveva perso tutti i quattro arti. Nonostante questo è una grandissima campionessa, cammina con le protesi, si toglie le protesi, ne fa di tutti i colori, una ragazza fantastica, piena di vita, e c'è qualche imbecille che via sui social network, anonimamente, perché non hanno il coraggio di farsi vedere, ma li troveranno, la polizia postale li trova e saranno guai per loro. Bebe Vio ha ovviamente detto che li denuncerà, e sentiamo cosa pensa la gente di questi insulti lanciati ad una ragazza straordinaria, insulti in cui ci sono stati anche inviti a usare le violenze, insomma, per dire a che livello arriva certa gente. Vediamo, vediamo cosa dicono le persone che abbiamo intervistato. Chiusa la pagina Facebook e già individuati i responsabili degli insulti sessisti nei confronti della campionessa paralimpica Bebe Vio. Così il Codacons, in seguito all'esposto presentato in procura. Abbiamo riscontrato, e colgo l'occasione per sottolinearlo, una tempestiva iniziativa della magistratura, la quale si è subito interessata al caso, della polizia postale, che da quello che ci risulta ha già individuato alcuni nominativi. Un fatto deplorevole, con il caso esploso dopo diverse segnalazioni a tutela della campionessa trevigiana giunte proprio all'Associazione dei Consumatori. Vicenda che ha suscitato l'indignazione generale della gente. Un elemento così non so come bisognerebbe trattarlo. La galera penso sia poco a metterlo in galera. Sì, non può passare tutta la spazzatura del mondo, ma ci vuole un filtro, assolutamente. È giusto che uno possa scrivere quello che vuole, ma anche nei limiti della libertà degli altri, quindi non trovo che sia stato adatto un commento del genere, ma sono anche felice che sia stato così sparsa la voce in giro, così che magari ci si renda conto. Perché comunque è una piattaforma pubblica, però ci vuole rispetto lo stesso per tutti e per tutto. Ed ecco come un normale cittadino può tutelarsi da tali atti illeciti sui social, rivolgendosi gratuitamente all'Associazione dei Consumatori. Sui reati, per esempio, di acquisti informatici, eBay, e tutte quelle questioni un po' che sono troppo moderne per essere regolate dalle leggi. Servizio di Anna Maria Parisi, questo era Franco Conte del Codacons. Maria Lamazzetto, no? c'è veramente dire, scusi, tanta violenza. Non c'è nessuna legge che possa regolamentare e punire, mi pare impossibile. Beh, cioè, sui social è difficile, social a volte è difficile, ma se si individua, no, ma se si individua, sì, certo, no, il colpevole, ecco, o si individua i colpevoli. No, perché questi sono dei vili, tra l'altro. Sì, sono dei vigliacchi. Si nascondono dietro, cioè, la si nascondono dietro magari dei pseudonimi o così, e per attaccare che una persona che è un simbolo vivente della forza, del coraggio, della volontà, dell'intelligenza, di essere una campionessa paralimpica, avendo avuto una disgrazia grandissima da piccola. Cioè, questa, infatti, lei fa anche la pubblicità positiva per quanto riguarda le vaccinazioni, certo, ecco, quindi certo, si mette in gioco, certo, forse a qualcuno, io penso che sia stato questo un aspetto che abbia turbato scatenato qualche mente, sì, malata, sì, sì, perché solo uno malato di mente, certo, perché non è cattiveria, è una pazzia che però va ripresa, perché altrimenti poi, come succede per i femminicidi, tra l'altro, poi c'è una catena, si apre una catena. C'è qualcuno per imitazione, certo, sempre coloro, certo, che hanno delle particolari peculiarità mentali, cioè devastanti, poi per imitazione succedono le cose peggiori. E quindi se questi vengono presi, queste persone, il prima possibile denunciate e anche punite,
punite, penso che ci siano le punizioni giuste, perché la legge prevede quando uno toglie l'onore a qualcun altro, quando uno no, la diffamazione, come no? Ci sono, e quindi sono diffamazione, questo fa parte del codice. Avvocato, chi è l'avvocato? Lei? Sì. E perché te la guardo? Mi pareva che fosse lei, ecco perché la guardo con interesse. Io non sono avvocato, c'è un codice e quindi bisogna, quello ha detto no, non ci sono strumenti, ma cosa ha detto quello? Ma chi difende quello? No, io dico, ma se uno è capo d'accordo e dice quelle cose, io cittadino rimango turbato, cittadina rimango turbata perché dico, ma allora se lo dice lui vuol dire che in questo paese non c'è nemmeno un codice che possa, nessuna legge che possa punire chi si macchia. È un delitto quello. Cioè, questo è un delitto. Anche tra ragazzi. Una leghista, questo non ha gli interessi proprio di casa, di bottega. Si sono anche mi piace, tolti la vita, e i leghisti no? Lì hanno fatto benissimo. Sentire questo. Una leghista, sei un comunista, di casa, di un comunista anonimo. Si dica chi è un comunista anonimo. Come ci sono gli alcolisti anonimi. Questo è un comunista anonimo, poverino. Sì, ma poveretto. Bravo, scrive molto bene. Allora, Euroschiavi di Marco Della Luna, bestseller. Mi fanno da ridere queste cose. Copie, pubblicato da si scriva chi truffa, è. Dalla truffa alla tragedia, l'economia italiana dopo l'introduzione dell'euro. Dopo però questo libro, adesso dico la verità, mi ha incuriosita. È scritto da, sì, da un... Ma perché l'autore... Da un signor scrittore. Sì, l'autore ha parlato molto bene. Me lo regala? Sì. Grazie. E allora mi fa anche la dedica dopo. Io approfitto, scusa. No, io non gli ho detto niente. È la prima volta che è stato il direttore che ha mostrato questo testo. Mi sono interessata, questo signore fatalmente mi è vicino. E ha detto, me lo dà? Sì, sì, grazie. Sì, mi fa la dedica, dopo fuori. No, Euroschiavi. No, siccome adesso io dico che la Lega, no, stasera, ma la Lega, bravo, la Lega insomma è interessata. No, però, scusa, volevo non parlo, la Lega è interessata solo, su questa materia, quindi io voglio studiare, no, apprendere solo, e conoscere. Ecco, volevo solo però che della dopo Luna mi fa la dicesse... Grazie. Di cosa si tratta? Cioè Euroschiavi, che cosa racconta? Glielo presto per un momento. Questa è la quarta edizione del 2012, l'ultima edizione, una ristampa dell'ultima edizione. E la prima edizione era del 2005, novembre 2005, cioè finito di scrivere nel luglio del 2005 e prevedevo quello che sarebbe successo perché era prevedibilissimo anche in base alle serie storiche, ai precedenti storici, e alle concetti intuitivi di economia internazionale. In seguito l'evoluzione dell'euro è stata da un processo di indebitamento pubblico che era incoraggiato dal fatto che i tassi erano bassi e lo Stato si indebitava molto, a una fase in cui si è state tirate le reti, è stata fatta la retata, gli stati sono stati messi in condizioni di accettare i famosi diktat e regole che determinavano la recessione strutturale, ma soprattutto la costrizione dei governi, complici naturalmente, a trasferire risorse nazionali italiane a potentati finanziari stranieri, soprattutto franco-tedeschi. Così abbiamo avuto il governo Monti, che sotto l'egida del Presidente della Repubblica ha fatto un'operazione di finanziamento pubblico delle banche, finanziamento pubblico con i soldi dei risparmiatori italiani, delle banche francesi e tedesche, che avevano fatto prestiti truffaldini aiutando a truccare i conti alla Grecia e alla Spagna. Monti tassò per 54 miliardi il settore immobiliare già in crisi, determinandone lo sprofondamento, l'affossamento finale, mortale, e con esso lo sprofondamento di tutta l'economia, perché l'economia italiana si basa sul mercato immobiliare, dato che le case, le famiglie, le imprese danno in garanzia le case. Quando le case, il mattone, i fabbricati sono svalutati, è svalutata la capacità di finanziarsi delle imprese e delle famiglie. Bene, ha preso questi 54 miliardi e li ha dati agli speculatori, banchieri, pesci cani, franco-tedeschi, che avevano saccheggiato la Grecia, la Spagna, anche il Portogallo, mi pare l'Irlanda.
Quindi ha fatto un finanziamento pubblico con i soldi nostri dei peggiori imprenditori pescicani stranieri. E questo è l'europeismo. Poi ha detto la Grecia, Monti ha detto, la Grecia è la migliore vittoria dell'euro, una splendida vittoria dell'euro, sì, perché prima aveva detto che i traumi, gli shock, determinando uno spiazzamento dei popoli, uno sconvolgimento, consentono, sono quelle cose che consentono di progredire, di avanzare nel processo di costruzione dell'unificazione europea. Ma che unificazione è? Che unificazione è l'unificazione europea? L'unificazione dei diritti che vengono trasferiti, dei diritti che vengono trasferiti dalle persone alle mani di una commissione che oggi è presieduta, come ieri, da uno Juncker, Jean-Claude Juncker, Juncker, il quale è il miglior esempio della complicità dei poteri pubblici con gli interessi privati nell'elusione fiscale sistematica del grande capitale, delle multinazionali. Questo è il volto dell'Unione Europea. Di soldi sporchi d'Europa. Ma certo! Questo è il presidente della Commissione. Certo. L'ex premier lussemburghese, appunto, la lavatrice dei soldi sporchi d'Europa. Questo è quello che ci insegna l'Europa. L'icona dell'Europa è Juncker, l'elusione. A mio modo di vedere. A favore del grande capitale. Infatti, Nigel Farage, il presidente della UKIP, e promotore del referendum per la Brexit, all'indomani, giorno stesso della vittoria, dichiarò: abbiamo vinto per la gente, contro le multinazionali, che vuol dire contro Jean-Claude Juncker, che vuol dire contro l'Unione Europea, di Jean-Claude Juncker, delle multinazionali e dell'evasione fiscale, antisociale. Però lei ha citato la Grecia come vittima di questa Europa. La Grecia è entrata in crisi dopo le Olimpiadi, come adesso il Brasile è in crisi dopo le Olimpiadi. Ma mi ho visto le foto di Rio. Si prevede che per i prossimi 20 anni il carnevale in Brasile non lo vedono neanche in cartolina. Cioè, allora io faccio anche, voglio dire, una grande le Olimpiadi a Roma volevano arrivare. Esattamente, voglio dire, i grilli comunque hanno detto perché dobbiamo necessariamente sperperare denaro pubblico per aumentare ancora il debito. Quindi voglio dire, non è solo l'Europa, è anche, diciamo, è JP Morgan che ha dettato l'agenda del governo Renzi, voglio dire, che ha incontrato Renzi quando era sindaco con Blair, voglio dire, è l'elite finanziaria internazionale, non parliamo solo di Europa, perché posso anche dire una cosa, il residuo fiscale del Veneto che va allo Stato centrale è pari a quanto l'Italia dà ogni anno all'Europa. È un giro di conto. L'Europa è uno strumento, è una stazione intermedia di questa cupola finanziaria internazionale. L'Europa è uno strumento per cui passa. Diciamo le cose come stanno, voglio dire. Ma la dico, lo dico volentieri. L'Europa. Anche perché, voglio dire, l'Italia è nata, l'unificazione d'Italia è nata sempre grazie a queste elite massonerie finanziarie, Ippolito Nievo è saltato sul piroscafo tornando dalla spedizione di Mille Padovano, saltato in aria perché aveva i libri contabili della spedizione e se fossero stati scoperti, i finanziatori occulti di quella che è stata l'unificazione d'Italia, che ha impoverito il sud, drasticamente ha ridotto il sud alla miseria, forse E Mario storia. Draghi da chi viene? Come, scusi? Mario Draghi da chi viene? Di che banca viene? Da Goldman Sachs. Da Goldman Sachs. Da chi vuole che venga? Da Goldman Sachs. Allora, vede. Senta Roncalli, lei che è veneziano, no? Al di là del referendum. E non di Goldman Sachs. Al di là di quello, come giudica l'editoriale di Galli della Loggia, che insomma invitava il sindaco a fare qualcosa, anzi a delegare qualcosa allo Stato, vuol dire lo Stato che non sa amministrare nemmeno questioni meno impegnative di quelle dei migranti, dovrebbe salvare Venezia. È già Disneyland ed è un processo irreversibile o si può ancora fare qualcosa, secondo lei? Realisticamente parlando, io ci vivo dalla nascita, quindi sono purtroppo ormai più di 50 anni e devo dire, ho letto... E sono 50 anni, scusate. Sono più di 50 anni. ho letto l'editoriale I Galli della Loggia, che poi tra l'altro è uscito il giorno dopo del voto in Consiglio regionale sulla meritevolezza. Devo dire che... sono degli articoli di stampa che di fatto pongono
un'attenzione internazionale, perché guardate, la specificità di Venezia non è che lo diciamo noi veneziani, è sotto gli occhi di tutti. Cioè Venezia è, come Roma per moltissimi aspetti, una città assolutamente simbolica. Tra l'altro Venezia è profondamente veneta e il Veneto è profondamente veneziano. Venezia è una città simbolo. Una delle cose che vengono dette, dopo dico questo, poi rispondo su Galli della Loggia, che viene detto in maniera assolutamente impropria, che con l'autonomia dei due comuni Venezia di lì a poco perderebbe addirittura il capoluogo di regione. Sono tutte delle invenzioni, è lo statuto della regione Veneto che attribuisce a Venezia il ruolo di capoluogo di regione. Quindi sono per ragioni storiche e puro storico-culturali che sono tra l'altro riconosciute e accettate dall'intero territorio veneto. Venendo alla questione di Galli della Loggia e alla domanda se Venezia è arrivata a un punto di non ritorno come Disneyland, purtroppo per molti aspetti è così. Il rischio per Venezia è diventare la citazione di se stessa. A Venezia, se noi non avremo la capacità di intervenire in un tempo rapidissimo, assisteremo a frotte di turisti che andranno a visitare veramente la citazione di quello che Venezia era, perché vorrei ricordare, Venezia ha 1000 e più anni di storia. Venezia è stata il centro della stampa mondiale, quando il sapere di fatto si trasmetteva esclusivamente con la stampa, per mezzo della stampa, cioè non sono dei fatti, dopodiché con la scoperta dell'America, altri fatti, è entrata in crisi. La crisi di Venezia dura da moltissimi secoli, sotto molteplici aspetti. Oggi purtroppo l'emergenza a Venezia è data dalla monocultura turistica, perché non può esserci una comunità che trae vantaggi esclusivamente da un comparto. Ora è verissimo quello che dice parte della politica locale, che prima di tutto bisogna dare uno scopo di vita alla gente mediante l'occupazione, perché sennò è inutile parlare di massimi sistemi con la pancia vuota. Questo è vero, però bisogna anche rendersi conto che il portato di questo modello, a nostro avviso, non sarà infinito, perché di fatto una pressione turistica con una connotazione come quella che ha oggi non può durare in eterno, perché i rischi anche legati, guardate, purtroppo Venezia è una città fragilissima per moltissimi aspetti, perché tra l'altro devo dire che le forze dell'ordine stanno facendo miracoli anche in questo periodo di carnevale per cercare di presidiare la città. Effettivamente si vedono molto più che una volta, insomma io giro costantemente in città e mi sento rassicurato dal fatto che effettivamente si veda l'esercito, poi uno, cioè, ci fa caso, una volta non li vedeva. Però quello che è importante è rendersi conto che noi veneziani, e devo dire non solo noi veneziani, abbiamo un obbligo di fronte all'umanità. Cioè il nostro obbligo è quello di preservare Venezia come città viva, certo, in quanto Venezia è una civiltà. Sì, però posso dire una cosa. Il comune di Cinto ha un rappresentante in città metropolitana di Venezia, certo, città metropolitana che 3.100 porta il nome, abitanti. 3.100 abitanti. Il comune di Venezia, la città storica, non ha rappresentanti in giunta comunale, in città metropolitana e neanche in regione Veneto. Mi sembra un po' grave questo, quindi dobbiamo sicuramente dare una nuova rappresentanza alla cittadinanza veneziana, alla civiltà anfibia, per citare anche una definizione di Nelly Vanzamarchini, e questo è possibile solo ricostituendo un comune di Venezia insulare, dando la dignità di città anche a Mestre, quindi questo è fondamentale. Certamente, una qualità di Venezia ancora oggi è, rispetto ad altre città e paesi, è la sicurezza, perché ci sono meno in percentuale, meno furti, aggressioni, rapine che in terraferma. Guardate ad Orbiago in che situazione vivono i cittadini, vediamo.
Orbiago ed Oriago sono due paesi a ridosso dell'autostrada, per questo facilmente presi di mira da ladri che arrivano, colpiscono e poi fuggono in A4. Così, dopo l'ennesimo colpo, soprattutto ai danni delle case che si trovano a ridosso della recinzione dell'autostrada, si è creato un gruppo di controllo di vicinato a cui hanno aderito circa 80 famiglie. Il paese, insomma, si è mobilitato per cercare delle soluzioni. La paura è tanta. Beh, senz'altro serve più protezione. Un po' paura ormai c'è. Altro che, sì. La paura c'è sempre, per quanto poco, anche perché il movimento che fa il paese, e più che altro le forze che ha a disposizione sono sempre abbastanza scarse. Ma le pattuglie girano, poverini. Il problema è che sono quelli che sono. Le forze dell'ordine sono già state allertate e fanno quello che possono. D'altra parte le norme legislative correnti comportano questo e null'altro, insomma, ecco, tutto qua. Penso sia una buona iniziativa. Ecco, avete comunque un po' il timore che possano entrare in casa, soprattutto nell'ultimo periodo? No, questo è da sempre. I carabinieri sono quelli che sono e il territorio è grande e di più non possono fare. Su una cosa sono tutti d'accordo, le forze dell'ordine ci sono e girano fra i paesi, ma il territorio è vasto e per questo difficile da controllare interamente. L'appello è rivolto anche alla polizia stradale di fare attenzione alle auto parcheggiate a ridosso delle corsie di emergenza o nelle piazzole di sosta. Il modus operandi sempre uguale e sfrutta la vicinanza dell'autostrada, tagliano la rete e fanno irruzione nelle case di notte. Mentre i proprietari dormono, intanto è scattato questo nuovo gruppo di controllo del vicinato, fondamentale per segnalare qualsiasi situazione anomala. Servizio di Daniela Sizio, nei nostri telegiornali c'è anche un servizio sull'ultima truffa, l'abbraccio agli anziani. No? Cioè, anziani. Ah, caro signore, ci siamo conosciuti tanto tempo fa, intanto ti sfilano il portafoglio. Sì, sì, l'abbiamo nei TG, poi chi vuole può seguire i nostri... No, allora, Jacopo Berti. Io volevo dire una cosa su Venezia, a proposito di quello che è stato detto fino adesso, che devo dire purtroppo, sottolineo, e dico purtroppo perché non è un bel futuro. Cito Salvatore Settis, noto scrittore archeologo, esatto, che ha scritto un trattato che si chiama Se Venezia muore, e c'è una frase particolare che a me ha colpito molto, cioè lui dice che ci sono tre modi in cui scompaiono una civiltà, perché Venezia è una civiltà. Che è o per un evento catastrofico climatico, o per un'invasione, cancellazione della memoria, o quando perde la memoria. Quello che noi non dobbiamo permettere è che, io parlo per me e la mia generazione e le generazioni più giovani delle mie, perdano la memoria di chi siamo e di chi dobbiamo essere, perché questo è fondamentale. Allora, quando però io vedo allo stesso modo il governatore Zaia che si guadagna la ribalta nazionale andando a dire la soluzione per Venezia è fare il numero chiuso e mettere i tornelli a San Marco, per me è l'abdicare, cioè è dire io non sono in grado di fare niente, alzo le mani, anzi le incrocio e spero che non arrivi più gente e metto i tornelli. Cioè, ma se la soluzione è dire io ho un'azienda però sto guadagnando troppo, fatturo troppo, taglio la produzione, speriamo che nessuno compri più il prodotto perché sennò guadagno troppo, cioè non bisogna chiudersi e sperare, non so, che i turisti non vengano più. Bisogna gestire la situazione e avere delle idee, perché quello che mancano oggi sono idee e uomini con le idee. Perché se l'unica idea è, ripeto, chiudersi verso il mondo, Venezia è esattamente... lo so, ma poi non vengono ascoltate, perché ci sono... Noi protestiamo, ma non possiamo... Perché ci sono... Io ho partecipato, ho avuto la fortuna di essere stato invitato come ospite ad alcune serate, la giornata all'Ateneo Veneto, una giornata bellissima, con la gente fino fuori in campo, c'è una cosa incredibile. E queste voci, purtroppo, di voci di persone... intelligenti, ma tutta la classe veramente sociale in maniera trasversale, poi rimangono inascoltate e appunto il ragionamento finale è mettiamo i tornelli, cioè come lo schifasso. Lei l'ha detto quattro volte, ragazzi, no, ma adesso, no, ma però, no, mi scusi, io non l'ho interrotta prima. Allora, il punto è esattamente questo. Dobbiamo avere delle idee. Le idee ci sono. Ci sono le persone che le hanno. No, io non sono un genio. Io non sono le idee. Ma ci sono comitati, ci sono gruppi politici, ci sono gruppi di cittadini. Lui parlava di sicurezza. Questo è il punto. Allora lei non può parlare di turismo. Sì, sicurezza, perché le
pensa che il turismo è sicurezza, cioè, anche a Padova, scusi, lei pensa non che il turismo è sicurezza, no, la stupidaggine, la sicurezza non è una stupidaggine, sarà per lei, amministri una città e dopo veda. L'amministrazione comunale di Venezia si è lodata per questo carnevale perché c'erano più di 150.000 persone che ostruivano qualsiasi passaggio, i veneziani non si potevano muovere. Qual è stata la definizione e il giudizio da parte dell'amministrazione sull'evento? Venezia è una città viva, guardate quanta bella gente abbiamo. Di veneziani in giro non ce n'era neanche uno. E il direttore di questo carnevale Fazza invitava i veneziani a mettersi la maschera. Ma nessuno lo fa. Ma chi mette la maschera e rischia la vita tra calli? Ma vengono da fuori. Allora, voglio dire, noi siamo sempre meno innovatori, sempre più servitori, sempre più servitori del turismo di massa, quello di giornata che viene e non porta nulla, tutto lo sappiamo. Allora, io sono veneziano e sono sei anni che combatto per avere l'origine veneziana. Sa qual è esattamente il senso della divisione? Sa qual è? È quello del riconoscimento non della specificità, ma della specialità di Venezia. Perché Venezia. La specialità e specificità. No, sono due concetti ben diversi. Non sono glielo dico. La specialità vuol dire avere uno statuto speciale o poterlo reclamare o dall'Italia o dall'Europa. Sì, ma finché non c'è la divisione. Mi scusi. Che voi avete scelto un sindaco. Scusi un momento, io non sono veneziana. Qualcuno l'avrà votato, no? Ma certo che l'ho votato anch'io pensando che rispettasse i patti. Mandatelo a casa. Mandiamolo a casa. Mandatelo a casa. Non facciamo strumentalizzazioni, le posso soltanto dire. Signora, le posso soltanto dire che se viene votata la divisione, d'ufficio si scioglie il Consiglio Comunale. Allora, votate. Solo questo le posso dire. Nessuno me lo impedisce. Esattamente. Noi siamo da molto prima. Scusa, ma lui è d'accordo? Lui è d'accordo con questo referendum? No, è contrarissimo. Allora dite le cose come stanno. Ma secondo lei non le diciamo? Ma mi scusi. Ho fatto l'insegnante tanti anni, ma non siamo più a scuola. Sì, io devo interrogare gli alunni. Perché il percorso per arrivare ad avere un referendum sull'autonomia dei due comuni preesiste rispetto all'attuale sindaco. Va bene, punto. Benissimo. Quindi allora, noi, se il sindaco prende in mano la situazione. Quale situazione? È in mano al Consiglio regionale del Veneto. Bene, perché la Costituzione attribuisce a questo organo. Io mi auguro che la Regione Veneto abbia la consapevolezza di salvare Venezia, a prescindere dal risultato. Perché il referendum è consultivo, non necessita di quorum. Se la regione capisce l'importanza di una divisione anche per un Veneto più forte, perché ricordiamoci che se Venezia rivive è più forte anche il Veneto. Il percorso è comune. Io credo che Zaia sia molto determinato, questo consiglio regionale sia molto determinato sulla via del federalismo e dell'autonomia. E quindi questo è un momento storico straordinario, non dobbiamo vivere intensamente tutti insieme. Dobbiamo chiudere. Quando mi toccano Zaia dobbiamo chiudere 23:04, oltre a tutto, con 30 milioni di turisti stranieri, no? Più di 30 milioni all'anno, anch'io vivo a Venezia e continuo a pensare che se non fossero tutti a San Marco, ma fossero smistati ad Orsoduro, ai Frari, a Cannaregio. Almeno vanno anche a vedere la vera Venezia. Vogliamo togliere anche l'ultimo metro quadrato di respiro. Allora mettiamo i tornelli in piazzale. Facciamo i tornelli. Che problema ci sono? Facciamo i sensi unici alternati. Almeno quello. Ho capito. No, non accettiamo. Va bene, allora mettiamo i tornelli prima del Ponte della Libertà, come in America, e li mandiamo con le navette, li mandiamo giorno per giorno. Pre-
fai via divisione, che cosa vuol dire statuto speciale? Beh. Trattenere il residuo fiscale sul territorio, reinvestirlo per la residenzialità permanente e per imprese di qualità alternative al turismo. Candidiamo a Provincia di Belluno a seguire ruota Venezia. Allora facciamo di Venezia uno statuto speciale e del Veneto un'autonomia speciale. Vediamo come reagirà l'Italia. Guarda che noi abbiamo due regioni a statuto speciale che ci massacrano quotidianamente, due regioni, Trentino e Friuli. E ci viviamo. Va bene, comunque se facessero, ci mancherebbe. Ma voglio dire, se facessero come negli Stati Uniti, dove per vedere una fettecchia di castello del miliardario Hearst paghi $40, arrivi a Venezia, che è un museo a cielo aperto, delicato e straordinario, e paghi un euro, ad Ancora in Cambogia, per entrare nel sito archeologico più grande del mondo, paghi $30 al giorno. Esattamente. E ci sono comunità che vivono all'interno di questo complesso archeologico. Io non capisco perché a Venezia si debba venire con la bibita, lo zaino, voglio dire, sporcare poi i rifiuti, chi li paga? Quei pochi veneziani che rimangono. Quello che vorrei puntualizzare è che c'è un consumo della città fisico. Sì, lo so. Ora, la mia generazione si ricorda un evento che ha avuto degli aspetti di straordinarietà, Pink Floyd, brava, 1989. Il titolo del Gazzettino Mai Più, ti ricordi? Questo evento è naufragato sul carico che la folla ha avuto sui monumenti, con tutto che il palco dei Pink Floyd era sull'acqua, era in bacino. Quindi questo ha determinato una consapevolezza. Purtroppo il turismo oggi non lascia nulla alla città, è veramente un turismo massificato, anche un po' barbaro. La cosa che a me interessa particolarmente, Venezia in relazione al Veneto, noi abbiamo il Veneto che è una regione straordinaria. Il turismo non deve in Veneto dover andare esclusivamente a Venezia, perché il Veneto è un sistema turistico di eccellenza mondiale. Questo va bene, scusate, dobbiamo chiudere 23:08, abbiamo sforato un po', come sempre, grazie. Grazie a tutti. Domani sera, gli schiacciati dalla crisi con Mirella Tuzzato, avremo qua i due clochard che hanno avuto, grazie anche ai nostri contributi, la possibilità di far partire una impresa. E poi tante altre storie, come al solito. Giovedì e domani sveglia Veneti alle 8:10 con la Mirella e Lucio Zanatto. Grazie a tutti, ai nostri ospiti. Grazie. E buonanotte. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.